Per noi è un importante momento di pensiero verso la popolazione in cui conoscere chi può essere infetto e portare l'infezione nel paese o portarla fuori è un problema sociale molto importante. In tutto quante persone si sono iscritte? 408 al momento, abbiamo qualche richiesta in più ma vediamo se riusciamo a inserirla. Siete riusciti a coprire tutti i costi di questa operazione? Stiamo coprendoli ancora, stiamo cercando ancora dei finanziamenti ma siamo già al 70%, pensiamo di riuscire a coprirli. Quindi i cittadini hanno risposto in maniera positiva anche su questo tema? Molto positiva, molto positiva. Abbiamo proprio anche i singoli cittadini che chiedono a noi proprio di versare il più possibile, perché è un'iniziativa molto importante per la nostra salute. I risultati quando arriveranno? I test dovrebbero arrivare nel giro dentro la fine settimana prossima, e quindi dobbiamo conoscere bene lo stato della popolazione. E con i risultati cosa farete poi? Noi con i risultati ovviamente dobbiamo tenere conto della positività da parte nostra. Noi riceviamo solamente informazioni sulla positività. Gli altri stati riconoscono direttamente i singoli cittadini, quindi sono noti solamente a loro. Noi abbiamo già richiesto all'ATS di prendersene carico anche loro dei nostri risultati. Ovviamente li manderemo alla fine convenzionandoci con loro se possibile. Cerchiamo di fare quanto già fatto il sindaco di Cocchio, Felisago, per poter avere informativa nostra e loro in contemporanea.